C'è imbruttiti, oggi sono Olmo di Mira in provincia di Venezia e oggi ho scovato un personaggio che incarna quella mentalità che ha fatto grande il vento. Della sua creatività ne ha fatto la riscossa totale della sua vita, un vero Veneto. Andiamo a vedere. Lui è Geraldo Lafratta, 57 anni, saldatore professionista a Mira da sempre. A 45 anni perde tutto, ha dovuto reinventarsi completamente. Vi racconto la sua storia. Sono Geraldo Lafratta, sono un saldatore professionista, un artigiano. Avevo la mia attività con dei dipendenti, ho fatto più lavori in giro in Italia. Quello più conosciuto è il ponte di Calatrava. Io non ho saldato il ponte, io ho unito i tre conci principali. Chi ha lavorato su quel ponte, tutti hanno pianto, nessuno ha preso i soldi. Quella è stata la prima batosta. La prima, sì, la prima. Questi li volevano frantumare perché c'erano delle piccole irregolarità. Gli ho detto se me li davano, anziché buttarli via, me li sono presi. La seconda è stata sui lavori sul Mose. Quindi io che avevo i saldatori, davo i saldatori per dei lavori particolari, però lì anche lì ho lavorato, non mi hanno pagato. Questa è un'altra impresa di Trento che avanzava dei soldi dallo Stato, ho fatto la fattura, hanno fallito e quindi ho preso 5 stellinate sui denti diretti, da lì ho capito che dovevo fermarmi con la mia attività. Mi hanno bloccato il conto corrente, fuori fido, tasso interesse 19,50%, ed erano ancora in regola. Per rientrare ho dovuto fare un prestito amici, da mia sorella, da mio fratello, da mia mamma, a dire se mi davano dei soldi. Come ci si sente a 47 anni a dover chiedere i soldi alla mamma, al fratello, alla sorella? È umiliante questa cosa. E diventi una larva, diventi inesistente, sei più niente, nessuno. Mi sono chiesto che senso aveva la vita. In questo momento di depressione, 3 anni, e mia madre mi ha accolto in casa perché io non esistevo più. Con i figli? Sì. Mi sono rimesso in moto, quindi sono andato a dire sono capace a saldare, ti serve un saldatore, e piano piano mi sono ricostruito fino a che nel frattempo, oltre a lavorare, avevo anche una passione. In questo dolore ho cominciato a leggere. Non parlavo con nessuno. È come dire, tu devi saper morire, ma devi sapere anche rinascere, perché dopo la morte c'è la rinascita. A livello di domanda, noi siamo la causa di noi stessi. Arte Padova, Fiera Arte Padova, mi sono esposto con questa pistola, col ferro, tutta ferro, 280 kg. Rappresenta, mi devo difendere oggi da un sistema, che se non mi invento la vita, è difficile oggi vivere, eh? Questa la vendi o no, o cosa? Allora io ci provo, poi dire vendi non è semplice, Ah. ma dopo ha anche la sua funzionalità, quindi vedi si alza il tamburo. Si può mettere in camera, c'ha tutto il necessario Sì, per. è una cucina in poche parole. Esatto. Sedie, i caricatori. Sono circa 200.000 persone ogni anno che vanno via perché non c'è possibilità. Se tu hai un'idea, mi devi dare la possibilità di sperimentare. Invece la burocrazia mi ammazza. Fantastico. Mi sono fatto un bancone con le mie mani. Ci sono delle frasi. La tua missione è realizzare i tuoi sogni nella vita. Qui sono in fase creativa, manifesto sul ferro. Per riuscire a comunicare, devi avere il diapason, devi risuonare con la persona. Si chiama l'io risuono. È Thor, Thor. A volte la vita ti dà una legnata, tu. Sembra che cadi, ma poi ti ricentri. La forza e l'equilibrio. Zeus, le radici a cui noi apparteniamo. Io rappresento i violini e i contrabbassi perché ho questa musica dentro. È il mio prototipo di stufa a idrogeno. Quando hai sessualità, il tuo corpo bolle. Vedi le due cellule a idrogeno? Si accende la fiamma di 3 cm grazie all'acqua. Mi scalda questo tubo qui. Viene fuori ed è calda dal radiatore e dallo scarico delle marmitte laterali. Fantastico, c'è anche le marmitte, ma che roba. Sì. Io hanno dell'energia sessuale, è vietato sedersi, onde evitare problemi al sistema nervoso. Non si mette tanto comodo così del ferro, no? Sì, hai ragione, ma a volte la vita non è tanto comoda, no? Un motore, tre Ok. cilindri, ma ci sono due eliche. Questa elica rappresenta mio padre e questa rappresenta mia madre. Ma tutto appoggiato sull'energia femminile. Se uno vuole può chiamarti e può venire qua a visitare le Sì, cose. certo. La terra è il cielo, rappresenta anche il corpo femminile, è quello che ti permette di nascere, quindi di viverti la tua vita attraverso la madre, perché la madre ti crea. Guarda, mia madre è fantastica, però sono 6 anni che ha l'Alzheimer, non esiste più, è 30 kg circa, ed è ferma sul letto, Ah. non mi riconosce più. E se avessi la possibilità di dirle una cosa in un momento di lucidità, sai? Grazie. Grazie perché comunque mi ha dato la possibilità di conquistarmi la vita. È tutto incentrato sul pagarsi le bollette. È giusto avere un lavoro, ma è anche giusto avere una passione. Dove ti fa vedere oltre un recinto mentale. La fiasca del vino lì, ma ci ho fatto una presa a 2,20 dove lui si sta collegando col sole. Rappresenta il mio guscio pitagorico perché stiamo navigando noi nello spazio e abbiamo un tempo. Qui uno semina e dopo 9 mesi c'è il concepimento. La mia scala drago.
mi sono fatto un drago. Perché rappresenta la forza, sa per volare. Lavoro anche nell'erba con delle forme, dei segni. E questi sono i miei segni, dove attraverso le musiche bineurali cerco di portare in sincronicità gli emisferi. Hai due emisferi nella testa, ma se li usi è meglio. Il mio senso è che tu prendi coscienza di te. Ciao. Mi sono fatto il letto. Il letto numero 123. Qua fai anche bed and breakfast? Sì, sì, faccio breakfast. Cioè, anche le stanze tutte fatte di arte, fatte da te. Sì, sì, sì. Armadio in ferro, col letto, mi sono fatto il letto. Comunque condividi lo spazio con la persona che ami. Comodini, letto, armadio, cornice qua sopra, lampadario. Questa è una stanza. Cabina chiusa, 2 metri per 2 metri. Ci sono 30 cm d'acqua calda, 36 gradi, con 500 kg di solfato di magnesio, sali di Epson. Tappi nelle orecchie, costume da bagno, pigli tutte le luci, si chiude la porta, qui galleggi come un sughero. Dopo 10 minuti che sperimenti la libertà, il tuo cervello cambia frequenza. Qui hai un'esperienza di premorte. Vasca di galleggiamento e deprivazione sensoriale. Questa vasca me la sono costruita. Qui dentro non esiste nel tempo e nello spazio. Adesso tengo corsi in giro per il Triveneto di matematica ermetica. Spiego il talento. Ti spiego a te cosa tu sei capace a fare. Perché il senso della vita è viversi. E quando la mente è troppo piena, sarebbe interessante spegnere la mente e zappare l'orto. Caffare fatica fisica. Lì puoi prendere di nuovo coscienza di te. Non rimanere nel dolore. Io ho deciso di vivere perché avevo 2 figli e una moglie, e ho capito che forse facendo un lavoro fisico potevo scaricare il dolore attraverso la mente.